Sta per andare in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili radioascoltatori, buonasera, benvenuti al nostro programma di approfondimento giornalistico, settimanale di approfondimento giornalistico in diretta qui da Radio Science TV, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, una trasmissione rinnovata, qui adesso andiamo in onda solamente e non è poco, solamente su Radio Science TV, ma che poi si estende su tutta una serie di web radio collegate a reti unificate. Alle 19.07 io sono Massimo Bonella, direttore di PianetaOggiTV.net di Venezia, testata giornalistica. Prima di andare, diciamo, come dire, dentro alla notizia, nell'approfondimento, ecco, vi devo dare subito una informazione, una news, anzi parliamo in italiano, una notizia molto importante. C'è stato un potentissimo terremoto di magnitudo 8.2, era anche partito l'allarme tsunami o maremoto, che quest'ultimo è comunque rientrato. Ora è successo al largo della costa meridionale dell'Alaska. Il terremoto è avvenuto ad una profondità di 10 km e a circa 250 km a sud-est di Kinyak nella notte, secondo quanto riferito dall'Istituto Sismologico Americano. Dunque, poco prima, lo ricordiamo, c'è stata un'altra forte scossa di magnitudo 6.1 che è stata registrata in Indonesia davanti alla costa meridionale di Giava. E prima di andare col nostro ospite, un'altra notizia molto seria che avrebbe dovuto avere avuto un eco nazionale anche da quella che è la televisione nazionale italiana, perché ci sono state delle minacce, pensate, delle minacce di morte, offese a sfondo sessuale, insulti di vario genere all'Associazione degli Animalisti Italiani. Cioè, praticamente, dopo, ma neanche a nemmeno 24 ore dalla passeggiata ecologica che avevano organizzato per spaventare e allontanare gli animali e per raccogliere tutti i bossoli inquinanti abbandonati dai cacciatori, ecco che il profilo di Facebook dell'Associazione degli Animalisti Italiani è stato intasato da migliaia di offese e di insulti sessuali e omofobi. E sono emerse minacce di morte. Ecco, proprio ieri sera qui da Radio Science TV, come sapete, la vostra emittente online All News, è la vostra linea diretta con informazione, abbiamo diciamo così dato vita ad una edizione supplementare dei soliti, dei classici odierni notiziari, rassegne stampa, che come sapete vengono condotte dall'editore di Radio Science Rosario Moreno, RST Informa, RST Notizia, scusate, e abbiamo dato vita ad una edizione straordinaria chiamando in diretta il vicepresidente dell'Associazione degli Animalisti Italiani, in modo tale, Riccardo Manca si chiama, in modo tale da poterci spiegare che cos'è successo, perché è una cosa veramente grave, gravissima. Ripeto, minacce di morte all'Associazione degli Animalisti Italiani, sono stati intasati i profili Facebook di queste persone, e quindi la cosa adesso molto probabilmente prenderà una piega a livello legale. Insomma, vedremo chi sono i responsabili di tutto questo. Nella terza edizione di RST Notizie, l'edizione serale, verrà inserita anche una parte di questa edizione speciale realizzata, come ho detto prima, ieri sera. Verrà pubblicata nelle prossime ore sulla nostra testata PianetaOggiTV.net, da dove vi parli sottoscritto, collegato e agito
turno vedo c'è Ugo, Ugo Moreno. Dunque direi di andare, come sentite sto andando avanti un po' a singhiozzo perché vedo che ci sono dei problemi tecnici. Cosa mi dice la regia? Allora dovremmo andare in scusate, alle 19:12 dovremmo essere collegati, non andare, ma collegati con un ospite importante che ci farà un po' il punto della situazione esteri, situazione italiana, come sta andando un po' questa società, questi posti di lavoro per i giovani che non ci sono, alla luce di una campagna elettorale ridicola, dove gli stessi che hanno detto che avrebbero tirato sull'Italia si stanno ripresentando con le solite bugie praticamente, che abbiamo avuto occasione di vedere sia la destra che la sinistra al potere e i danni che sono successi. Ciliegina sulla torta, il governo Monti, dove la gente adesso non sa nemmeno se arriverà viva, dico viva, alla pensione. Queste sono cose che hanno dell'incredibile e che noi giornalisti purtroppo dobbiamo registrare e mettere sotto la luce dei riflettori. È inutile, darà fastidio, però questa è la realtà che abbiamo in questo paese. Sarebbe interessante andare all'estero e vedere un attimo da lì le notizie di quelle testate, come parlano di questo paese. Ecco, dovrebbe fare un po' anche questa cosa qui, ma non è escluso prossimamente con la bella stagione magari. Allora, vediamo se ho pronto l'ospite, che ve lo annuncio, è Marco Grilli, collegato da Pordenone. Vediamo se è presente. Marco, ci sentiamo? Buonasera a tutti, ci sono. Benissimo, io ho cercato di tirare un po' alla lunga perché non ti vedevo più collegato, la regia mi ha detto abbiamo perso Marco, l'ho detto aspetta che aspetta un po' che andiamo avanti un po' a fare... Sull'abbiamo perso Marco, se mi permettete vorrei applicare, come dire, gli scongiuri che sono di fama nazionale. Fortunatamente, ma magari sfortunatamente per qualcuno io ancora ci sono, ma non ho nessuna intenzione di lasciarvi, ecco. Ma guarda, io ti posso fare una battuta, ovviamente prendila in maniera ecco simpatica, no? Perché io ti vedo qui, no, con la fotografia davanti ai monitor, che stai uscendo da una porta con una faccia come se ti stai risvegliando. Allora, probabilmente ti abbiamo perso prima, ma adesso ti abbiamo risuscitato, insomma. Beh, diciamo di sì, guarda, qualche anno fa mi risulta che un tale Lazzaro sia uscito dalla tomba e sia tornato esattamente prima di entrarci, per cui tutto è possibile a quanto pare, ma ci sono tutto per sì. Voi. No, era un modo, diciamo, tecnico, ecco, per dire che avevamo perso il collegamento. Bene, alle 19:14, allora Marco, un po' un'introduzione, non so se l'hai sentita, ecco, se l'hai sentita ti chiedo una tua opinione in merito. Praticamente qui ci sarebbe carta bianca fino a non so a che ora di trasmissione, oppure formulo in sintesi la domanda. Allora, se parli del movimento tellurico con tsunami, è soltanto una delle cose che sta accadendo a livello di fenomeni naturali nell'ultimo periodo. Allora, a voler essere come dire, no, non era quella comunque la domanda. Ho seguito dalla parte tellurica e dallo tsunami, ho perso un pezzettino sfortunatamente perché la rete a quanto pare non mi è fedele oggi, ma comunque tutto allora, a posto. Allora ho capito, stiamo parlando di tutto quello che sta succedendo a livello internazionale e non ultimo nazionale, soprattutto in ossequio a quello che è il periodo di campagna elettorale che ormai si è aperto. Anche se di fatto credo che negli ultimi mesi la campagna elettorale fosse già partita. E a buona ragione hai detto alcune cose tu, dicendo che sia la destra che la sinistra promettono le cose che avrebbero già dovuto mantenere se fossero state serie durante i loro periodi di governo alternato, non alternativo, alternato.
Quindi immagino facesse riferimento a questo sostanzialmente. Sì, sì, diciamo che si è entrati in questo discorso. Poi ho messo in evidenza un po' questa classe, questi politici, queste classi politiche che abbiamo visto il loro operato negli anni scorsi. Abbiamo visto in poche parole, sintetizzo, sia la destra che la sinistra cosa ha fatto al governo, frutti sempre più acerbi e la gente sempre più in difficoltà. Ciliegina nella torta, la legge Fornero, che la gente non sa più nemmeno se arriverà viva la pensione, questo poi è una cosa veramente, cioè, da non poter sottovalutare, assolutamente no, e quindi praticamente adesso hanno il coraggio di riproporsi, per non parlare poi dei conflitti di interessi, perché ci sono, abbiamo visto anche degli imprenditori, uno in particolare, cioè, mi riferisco, faccio dei riferimenti ben precisi, ecco, uno che ha preso tutte le frequenze negli anni 80, ha fatto su un impero televisivo e adesso si butta in politica, ma può succedere una cosa del genere? È regolare, non è regolare? Cioè, queste cose qua, ecco, noi che siamo dentro al campo, al settore dei media, ecco, sono domande che ci poniamo in maniera molto seria. Ecco, una sul può succedere e sul si butta in politica farei una piccola precisazione. Sono più di 20 anni che si è buttato in politica in prima persona. Sei la persona alla quale tu vuoi fare riferimento. È un signore di ormai 82 anni quasi, o dovrebbe averli appena compiuti adesso, non mi ricordo l'esatta data di compleanno, ma comunque stiamo parlando della stessa persona, immagino io, giusto? Sì, beh, Silvio Berlusconi, che è il padrone di Canale 5, Rete 4, Italia 1. E no, siccome non l'hai nominato prima, ho detto, vabbè, evidentemente se si è fatto riguardo lui, non vedo perché lo debba nominare io, ma comunque... Tra sottintesi e quant'altro la gente ci sarebbe arrivata in ogni caso. No, ma te lo dico io perché insomma vogliamo vederci chiaro. Vabbè, allora, finché Berlusconi, D'Alema, fammi indovinare, vediamo un po', Casini, tanto per fare qualche nome, poi arriveremo anche al giovane Renzi, che tanto giovane non è per certi versi, perché di politica è vecchio e consumato. Tra le altre cose, se va avanti così rischia di finire definitivamente di essere consumato dalla politica, perché si è giocato la faccia pure lui, come già il vecchietto di qui sopra. Però attenzione, Marco, scusami, ti interrompo, ma quando c'era la votazione del sì e no, aveva detto che se avesse vinto il no si sarebbe ritirato, no? L'ha detto a chiare lettere, davanti a tutta la nazione. Come mai è ancora lì? Secondo te? Allora, è lì per due ordini di motivi. Primo, penso per vanagloria personale. Seconda motivazione, perché secondo me lui non è altro che il burattino di qualche forza più potente. Per cui deve stare lì, perché deve eseguire gli ordini di qualche padrone. Questa è l'idea che mi sono fatto, perché altrimenti... non vedo, anche il discorso della vanagloria, non vedo altre motivazioni. Immagino che sappia comunque come arrivare a fine mese per mangiare, quindi è chiaro che la politica, soprattutto da parlamentare, gli darebbe un ampio respiro che fino a questo momento probabilmente non gli era del tutto proprio, perché da sindaco non credo che percepisse uno stipendio come potrebbe percepirlo da parlamentare. Non so dirti quale sia il suo trattamento come segretario di partito, ma immagino che anche lì non ci sia da morire di fame. Poi ha incarnato in sé un'anomala figura di segretario di partito e presidente di consiglio, che era abbastanza una primizia unitamente anche alla giovane età, però Macron lo ha battuto quanto a età anagrafica e potere, perché è decisamente più giovane. E attenzione, in Austria c'è stato un altro giovane signore che ha appena sforati i 30 anni, è cancelliere dell'Austria, per cui attenzione a quello che potrebbe succedere. E in pectore, queste sono alcune possibilità, abbiamo un presidente del Consiglio, torno a ripetere, in pectore, o nelle possibilità che questa cosa forse possa succedere, che ha 31 anni. Quindi... non escluderei qualche colpo di scena. Detto questo, Renzi ha detto che si sarebbe ritirato, ma come tu ben sai, la parte dei politici di professione ne dice una e pensa un'altra e ne farà un'altra ancora, quindi penso che lo avremo in compagnia ancora per un bel pezzo, PD permettendo. A meno che non venga linciato da qualcuno, immagino che abbia tutto l'interesse a continuare a fare questo tipo di mestiere, anche perché
torno a ripetere, se Ben avesse anche la possibilità di farne un altro, credo che questo gli torni gran comodo, anche per abitudine, visto che fa politica da quando era ragazzino e mangia di politica. Marco, secondo te, come mai i giornalisti delle testate nazionali non lo chiamano e non gli fanno direttamente questa domanda? Non ho mai sentito che abbiano posto una domanda. Se fosse qui collegato con noi, gli direi: mi scusi, come mai non si è ritirato? Aveva detto che si sarebbe ritirato se vinceva il no. Allora, ecco, cioè, come mai non viene mai posta questa domanda? Sì, che è una domanda molto semplice, anche ovvia da porre, insomma. C'è qualcuno che glielo ha fatto notare, non necessariamente giornalisti professionisti, ma c'è qualcuno che glielo ha fatto notare e lui ha prontamente risposto che è un servizio che lui, ti faccio il riassunto delle puntate precedenti, è sostanzialmente un servizio che lui fa e quindi, poiché verrebbe meno alla, come dire, alla sua parola di gentiluomo e portare avanti un certo tipo di impegno politico, chiaramente lui non può ritirarsi perché è anche troppo giovane per farlo. Questo è il succo del discorso. Torno a ripetere, poi non dovrebbe meravigliare nessuno il fatto che i media principali non facciano domande scomode a personaggi che ancora godono di ampio potere, perché sarebbe come un suicidio, ma questo tu lo sai benissimo, come lo sa benissimo un minimo di popolazione colta, intelligente e preparata, che però purtroppo evidentemente non corrisponde all'idea della massa. Quindi il popolo che continua a credere in determinati valori, o se preferisci continua a credere alle storielle, benché l'italiano medio ormai cominci veramente a stufarsi, presto o tardi gli chiederà conto di determinate cose. Io sono qua che aspetto il momento, perché me la voglio proprio godere. Detto questo, Forza Italia sta tornando in auge perché un vecchietto di 82 anni, dicevamo, ci si è rimesso con tutta la sua faccetta, tra le altre cose fresco dell'ennesimo lifting. Per cui, se non fosse per il vecchio, il partito, che aveva già subito dei duri colpi ultimamente, sarebbe al limite del minimo storico. È arrivato il vecchio, ha ripreso in mano la situazione, è riuscito a ricoalizzare in un modo o in un altro centrodestra, perché è lui che ci è riuscito, non gli altri due giovani. Dico la giovane più l'altro giovane signore di leghista e schiere. Anzi, quando li lasci da soli, cercano anche di, come dire, di litigare tra di loro per poi fare finta di fare pace. Quindi voglio vedere questa, quanto durerà effettivamente post elezioni, perché già si vedono i segni di quello che ognuno vorrebbe fare, e non fa unicamente perché altrimenti non riuscirebbe a ottenere il miglior risultato possibile per cercare di andare al governo, visto che questa legge elettorale, che io non ho problemi a definire incostituzionale e vergognosa, impone di superare il 40% per avere il premio di maggioranza e avere teoricamente una legislatura stabile con un governo stabile, frutto di alleanze che devono essere create prima e non dopo. Ecco perché il centrodestra torna insieme adesso, ecco perché il centrosinistra più o meno si sta coalizzando di nuovo attorno al PD, tranne qualche forza che vuole giocare da solista, per esempio Liberi Uguali, che è il neopartito fondato dal presidente del Senato uscente Piero Grasso e dalla presidente della Camera uscente Laura Boldrini, più altri esponenti della falange più sinistroide del PD, tranne sempre qualche nostalgico post-comunista. Quindi sono anche qui veramente curioso di vedere come andrà a finire. E poi dall'altra parte c'è quello che è il partito più forte in Italia in questo momento, infatti la maggior parte dei giornalisti più o meno prezzolati sta cominciando ad andare ad annusare l'aria dei 5 Stelle, quando li ha combattuti fino al giorno prima, adesso comincia già a fare un po' di spostamento, perché non si sa mai, sai, dove può tirare l'aria e quindi dove la bandiera abbia necessità di spostarsi. Per cui sto seguendo tutta questa campagna elettorale,
Ci sono movimenti e movimentini, partitini, liste civetta che stanno nascendo giorno per giorno. Leggevo, hanno presentato a Roma non so quante liste elettorali con quanti simboli, una cosa pazzesca, manco fosse elezioni microterritoriali, stiamo parlando di elezioni nazionali, quindi io non riesco a capire dove andremo. Detto questo, altra considerazione, le liste civetta, tranne qualcuna di gente particolarmente motivata, ce n'è una per esempio che è stata fondata proprio fresca 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 da Giulietto Chiesa e Antonio Ingroia, la lista del popolo per la Costituzione, unitamente al sottotitolo La mossa del cavallo, che effettivamente è una cosa di rottura e che riprende un po' le mosse da quelle che doveva essere il movimento di Alternativa Politica, che è invece un rimasto un laboratorio fondamentalmente politico-culturale. Ecco, a parte questi outsider che in questo periodo stanno raccogliendo le firme, tra le altre cose, per poter presentare lista e simbolo in tutta Italia e quindi concorrere alle elezioni, diciamo che altre sono listarelle più o meno locali, generate probabilmente anche da funzionari di partito per sviare l'attenzione dalle liste principali o dai principali concorrenti delle liste che devono mantenere lo status quo. Mi segui nel ragionamento? Sì, ti seguo, anche se ogni tanto c'è qualche problema in audio, ma comunque abbiamo capito benissimo fino ad ora. Ecco, alle 19.28, ricordo, questa è Radio Science TV, state ascoltando il programma di approfondimento Pianeta Oggi 20 nel mondo, in studio Pianeta Oggi TV c'è il sottoscritto Massimo Bonella, collegato da Pordenone via Skype abbiamo Marco Grilli, che io ti presento sempre come esperto in queste tematiche, però so che tu appunto eri vicino al movimento Alternativa. Ecco, volevo farti una domanda a tale proposito. Questo movimento adesso, per non dire la domanda grezza, che fine ha fatto? Cioè, si è trasformato? Cos'è successo? Ci puoi... Come dicevo poco fa, Alternative in questo momento è quello che io definirei un laboratorio politico-culturale, quindi non è un movimento vero e proprio, tant'è che la maggior parte degli associati, dei membri di Alternativa stanno confluendo dal punto di vista del momento elettorale nella lista del Popolo per la Costituzione. Unitamente anche ad esponenti della cultura italiana, diciamo che è una lista abbastanza eterogenea in questo momento, così come lo era anche Alternativa, era un movimento molto eterogeneo perché conteneva elementi di destra e di sinistra, in qualche filo cattolico, ma soprattutto molta parte della sinistra delusa dai partiti di sinistra più o meno tradizionalmente esi. Quindi Alternative in questo momento continua a fare la sua funzione di fucina di idee politico-culturali. Detto questo, l'attenzione appunto si è spostata verso la lista del Popolo per la Costituzione. Io mi sono mantenuto neutrale, sono vicino ad altre... sono vicino anche ad una forza sostanzialmente, ma perché i concetti, vedi Massimo, quando sono genuini è difficile che non appartengano a più partiti o a più movimenti, chiamiamoli un po' come vogliamo. Qual è la differenza? Che quando anche i partiti tradizionali si appropriassero di concetti corretti, di idee che posso dire io, che possono essere sposate da tutti quanti, concetti di correttezza, poi parti anche da un esempio dal reddito di cittadinanza, dal taglio dello stipendio, dell'indennità, in quello che dovrebbe essere la rinuncia al vitalizio da parlamentare o da politico, se non nella misura di ciò che è per esempio
la parte di contributi versati ai fini pensionistici, come se fosse un lavoro, perché di fatto c'è qualcuno che lo fa come lavoro esclusivo. Allora, se fosse una contribuzione normale come qualsiasi altro lavoro, vabbè, confluisce in quello che è il bacino del trattamento di quiescenza. Viceversa, diventa un privilegio di una casta che tale vuole rimanere, ed è per quello che, per esempio, centrosinistra e centrodestra mettono in scena tutto il teatrino che vediamo ogni giorno a danno dei 5 Stelle, che vengono vituperati, ma che in realtà fino adesso, nonostante non siano riusciti a portare avanti proprio tutte le proprie idee, vittime anche di qualche cambio di casacca, comunque hanno portato avanti una buona opposizione, si sono battuti per determinati concetti, per quanto riguarda anche, per esempio, l'antimafia, che è un argomento che viene trattato anche in trasmissione e in altre trasmissioni, tra le altre cose, proprio di Saiuz, mi pare. Sì. Ecco che hanno garantito quantomeno una pedissequità in ordine al programma elettorale portato allora, stiamo parlando ormai del lontano 2013, quando sono entrati in Parlamento, come nessun'altra forza politica ha fatto nei, dunque diciamo, 48-2018, 70 anni di Repubblica Italiana. Sì. Quindi questa legge elettorale è stata fatta apposta perché loro non vogliono alleanze, vogliono essere duri e puri sotto questo profilo, vogliono essere autarchici, se mi passate il termine, e quindi li vede sfavoriti nel momento in cui non dovessero raggiungere il 40%. Ma anche il movimento è liquido, si sta trasformando, non è più di gente ingenua come era prima. Sì, se Dio vuole, la pulizia è ancora pienamente parte del DNA dei 5 Stelle, ma non sono più così inesperti, così impreparati come vorrebbero farli passare tutti gli altri. Per cui, sostanzialmente, ne vedremo delle belle. Ora, io non credo che qualcuno vincerà nettamente sugli altri. Allo stato attuale delle cose non credo sia una cosa possibile. Però sono sicuro che avremo delle sorprese, questo sì. Ecco, io ho fatto una domanda secca. Secondo te ci sono partiti che sono scesi adesso in campagna elettorale che nel loro programma, come in primis, visto che è un problema, è una piaga che è nota a livello mondiale, che ha l'Italia, ci sia il programma e ci sia dunque come obiettivo la lotta contro la mafia? Allora, è uno dei punti, mi pare, che più evidente, antimafia e anticorruzione, è uno dei punti principali del programma politico del Movimento 5 Stelle, così come lo è per esempio anche della lista del Popolo per la Costituzione. Non è proprio esattamente, quantomeno non è dichiarato, mi pare, nei programmi delle altre forze politiche, ma d'altronde non ne avrebbero ben donde, perché intanto stanno ricandidando delle facce ormai stranote. Io peraltro ho scritto un articolo che dovrebbe venire pubblicato prossimamente sulla rivista mensile di Saiuz, dove parlo appunto di finti volti nuovi anche in senso chirurgico, lacché e esponenti di partito che sicuramente vedono nell'occasione elettorale l'ennesima occasione per passare altri 5 anni al sole. Poi però ci sono anche le persone per bene che vogliono dare un cambio di direzione, e le persone per bene mettono nel proprio programma dichiaratamente la lotta alla mafia e alla corruzione, esplicitando anche per singoli punti come intendano farlo. Le forze politiche più note, o quelle più tradizionalmente intese, invece, non lo hanno in programma, e non credo che sia per dire preferisco farlo e non dirlo e darvi la riprova che lo abbia fatto dopo. No, non lo possono dire perché sarebbero quantomeno incoerenti.
sarebbero quantomeno incoerenti, perché la lotta alla mafia non la stanno facendo questi partiti, la sta facendo Nino Di Matteo, per esempio, la sta facendo il procuratore Gratteri, la sta facendo il procuratore Lombardo, la sta facendo questo genere di persone, l'ha fatta Ilda Boccassini, che adesso è appena stata praticamente espulsa dalla DDA di Milano. Per cui a queste persone bisognerebbe chiedere che cosa vuol dire di mafia, non ai politici di professione. Questi si devono basare sugli impulsi e sui suggerimenti di queste persone che attivamente ogni santo giorno mettono la propria vita a disposizione della collettività e purtroppo del mirino dei mafiosi, della malavita organizzata, del malaffare e di tutto lo schifo, scusate la parola, che l'Italia ha in questo momento come fango del quale liberarsi. È un problema. Tra altre cose stiamo vivendo in questi anni una, come si può dire, una delinquenza nelle principali città, soprattutto del nord Italia. Vai ad esempio in zona, non so perché ogni volta certi personaggi si annidano, ad esempio vicino alle stazioni ferroviarie, salgono in treno, mettono le mani addosso al personale che sta lavorando, al personale di Trenitalia, oppure salgono negli autobus, vanno a aggredire gli autisti che hanno una responsabilità, sono lì che portano anche 80 persone, ecco, a bordo, e questi qua, ecco. E la politica dovrebbe risolvere, ok, in queste situazioni. Allora, in campagna elettorale promettono, risolveremo subito, faremo qua, faremo lì, eccetera, eccetera. Poi non si fa nulla. Cioè, la delinquenza rimane, persone che vengono aggredite, proprio la notizia di non tanto tempo fa, un capotreno era stato aggredito, era perché aveva semplicemente chiesto il biglietto a uno di questi personaggi squallidi che salgono nei treni, e dopodiché è riuscito anche a mandarlo giù, a farlo scendere, e si è preso lui, il capotreno, la denuncia. Ecco, ora io dico, queste come minimo sono cose, situazioni inammissibili. Allora, voglio dire, mi sembra che perlomeno non dico a tutte, ma a certe, come potremmo dire, classi politiche, gli faccia comodo avere queste forme di delinquenza nelle città, per poi far leva su quello nella campagna elettorale, dicendo io risolverò tutto, votatemi, la gente insomma è terrorizzata, ha paura, e certo che gli va a dare il voto. Vedi cosa è successo a Venezia, ad esempio. Ok, poi tu basta che passi con la macchina in via Trento, dopo la stazione, tanto per fare dei riferimenti ben precisi, e vedi certi personaggi, li riconosci subito, che sono lì, che ti guardano, che sembrano che siano loro padroni della zona, poi più in là, altro gruppetto, di là ancora, eccetera. Poi le notizie della cronaca parlano, no, di pestaggi, si accoltellano tra di loro, vengono prese in mezzo per sbaglio persone che non c'entrano niente. Ecco, ora voglio dire, allora non ho capito, allora perché certe classi politiche secondo te si comportano in questo modo? Perché non c'è una certa coscienza, una certa responsabilità? Io scendo in politica, ma devo essere responsabile, cioè devo portare avanti un lavoro per il cittadino, lo devo fare come una missione e non farlo per i miei interessi. Siamo chiari? Bravo, bravo, proprio perché accade esattamente quello che hai detto, non è una missione, ma è semplicemente il modo migliore per ottenere alcune cose a livello personale. E prima di tutto è un posto, tra virgolette, sicuro, perché in un modo o in un altro si tratta di un contratto a termine, peraltro incerto, perché dipende dalla volontà dei capi partito e dagli elettori. Però per 5 anni mangi e mangi abbondantemente, tra le altre cose, nella bambagia, perché godi di privilegi extra, oltre a quella che è l'indennità parlamentare, che sono abbastanza importanti e che non trovano eguali praticamente in nessun'altra categoria di lavoratori italiani. Quindi, voglio dire, l'interesse è già quello mediamente. Detto questo, però, non so se hai notato che non è solo in campagna elettorale che si creano delle discrepanze, ma anche durante il corso dell'iter, diciamo, della legislatura.
perché oltre a promettere cose che sanno benissimo di non poter mantenere, perché la convergenza va su temi di convenienza e non di convivenza, cioè di miglioramento della qualità della vita. Basta vedere cosa è stato fatto fino adesso alla scuola, cosa è stato fatto alla sanità, sono state stuprate entrambe e sono tra i principali diciamo punti, nonché colonne portanti di un'economia sana, perché anche sanità e scuola contribuiscono all'economia in modo positivo. Sembra che sia assurdo questo, questo legame, ma c'è ed è molto profondo, perché senza cultura non crei alcuna classe dirigente, senza cultura non crei alcun campo sanitario, e senza campo sanitario che funziona, sapete perché va rotoli anche il mondo economico? Perché se non riesci a garantire la salute e l'integrità delle persone, anche l'economia ne risente, perché non c'è continuità nel lavoro. Certo. Sembra un'assurdità, ma è anche così. E comunque sanità e cultura sono due colonne portanti di ogni società che si voglia definire civile, oltre all'economia, che è strettamente correlata a queste altre due colonne portanti. Ok? Quindi cosa fanno le forze politiche? Seguono quelli che sono gli input dei padroni che le comandano. E quindi le priorità si spostano a seconda delle necessità di chi schiocca la frusta, punto, non del bisogno della gente, e vengono cavalcati i bisogni della gente come slogan elettorali per poi non essere fedelmente portati avanti. Questa purtroppo è una novità, sì. No, non lo è, non è una novità, perché è così da 70 anni a sta parte, da quando l'Italia è diventata una repubblica ed il Parlamento. Anzi, non da 70 anni, perché all'inizio c'erano persone per bene, diciamo che da comunque da 55 anni a sta parte come minimo, quando la classe politica è stata infiltrata dal malaffare. Ricordiamoci cosa diceva anche Rocco Chinnici, del quale, se non sbaglio, stasera c'è anche un telefilm, una miniserie in ricordo, interpretata da Sergio Castellitto. Diceva, era già lui prima, perché è stato il mentore di Falcone e Borsellino, era già lui che diceva: la mafia non è più quella di una volta, del contadino con le scarpe sporche e l'impossibilità di parlare correttamente l'italiano. La mafia si è trasformata, è diventata qualcosa di diverso, ha infiltrato la società civile, i ranghi e i ruoli direzionali, non è più quella di una volta. Per cui chi comanda la politica fondamentalmente è l'interesse personale, è il malaffare, mediamente. E le persone che provano a far bene, a impedire questa cosa, vengono eliminate in un modo o in un altro, che sia fisicamente o civilmente, oppure vengono bloccate nell'operatività. Perché? Perché non c'è convergenza sui temi, torno a ripetere, della convivenza o della liceità morale o, se vogliamo, di ciò che è benessere per tutti. C'è convergenza soltanto sull'interesse di pochi o sull'interesse personale. Questo è quanto. Ecco, io dico che veramente penso che in questa trasmissione tu abbia dato una spiegazione molto valida, molto eccellente. Un esempio senza fare, scusami, sì. Massimo, un esempio senza fare necessariamente, per andare sul concreto, vedi il caso banche. Non ha ancora fine. Si dice nell'ambiente economico che virtualmente tutte le banche siano già fallite, virtualmente, ma sono ancora in piedi. E non mi vengano a raccontare che con il decreto salva banche lo abbiano fatto per salvare 10.000 posti di lavoro. No, non è così. È per salvare gli interessi di qualcun altro. Sì, io credo che abbiamo veramente, tu hai dato una spiegazione di spessore, molto chiarificatrice, sul perché ci troviamo in questa situazione. Non occorre aggiungere altro. Solo una domanda, abbiamo… Scusami, perdonami una cosa, poi ti faccio fare la domanda. E non ho toccato neanche la situazione internazionale, perché in America sta succedendo comunque, lascia stare il discorso dell'Alaska. Sta succedendo comunque un piccolo disastro, solo che la gente non se ne rende conto. Allora, Trump sicuramente non è il migliore dei presidenti da quando, come dire,
Si parli effettivamente di democrazia o di elezioni negli Stati Uniti, di elezioni presidenziali quantomeno. Sicuramente non lo è. Non lo è perché non è una persona equilibrata, è una scheggia impazzita. Però nel suo essere una scheggia impazzita, come dire, ha una certa coerenza e non è una persona facilmente controllabile. Questo lo rende inviso anche ai controllori, chiamiamoli così. E infatti stanno cercando di tirarlo giù dalle spese, perché approfittando delle sue stravaganze e dei suoi eccessi, stanno facendo di tutto per poterlo spodestare. Questo in America non è mai successo. È vero, Obama è stata l'anatra zoppa, però è anche il premio Nobel che ha, voglio dire, ha vissuto delle grandi contraddizioni in termini, perché da premio Nobel è quello che praticamente ha permesso che gli Stati Uniti entrassero in guerra su scala mondiale in un modo o in un altro, in tutti gli scenari possibili e immaginabili, Medio Oriente, Asia, dappertutto, Africa, cose note e non note, perché poi i presidenti degli Stati Uniti non riescono a controllare tutto quanto, che vengano considerati gli uomini più potenti del mondo, perché c'è sempre un organo che viaggia un po' per i fatti suoi, in autonomia più o meno felicemente concessa, che si chiama CIA, per esempio, tanto per non far nomi. Vabbè, allora, alle 19.47, no, penso che stasera siamo stati anche abbastanza chiari, come giusto che sia, abbiamo semplicemente detto la realtà dei fatti, non abbiamo inventato niente, tutti possono andare a verificare, insomma, ecco. Due cose te le butto lì, ma c'è, diciamo che ho chiesto alla regia un minuto in più, nel senso che ci sono 60 secondi, in 60 secondi, ecco, ti metto lì due cose. La prima è questa: Beppe Grillo ha aperto un nuovo blog e sembra che si stacchi dal Movimento 5 Stelle e loro faranno la sua strada, avranno il suo destino. E, le prospettive di Marco Grilli. Allora, la prima domanda posso rispondere in maniera parziale, nel senso che è vero, lui si è voluto, come dire, mettere in disparte, però ne è sempre il garante, il che significa che in un modo o in un altro continua a controllare determinate cose, perlomeno che si svolgano secondo i binari che sono stati stabiliti a suo tempo ancora con Gian Roberto Casaleggio, del quale il figlio ha raccolto l'eredità, Davide Casaleggio. Era presente anche alla Tre Giorni di Pescara questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, per cui comunque non se ne discute il ruolo, quantomeno. Così come non si discute il ruolo di garante e di presenza fortissima ancora all'interno del movimento, che adesso ha un vero e proprio capo politico, che è Luigi Di Maio, che è anche quello che avevo definito come ministro o presidente del Consiglio in pectore. Le possibilità ci sarebbero se gli italiani convergessero sul programma dei 5 Stelle e non sulla fanghiglia che mediamente i media cercano di gettare contro. Detto questo, Grillo non credo che faccia scuola a sé, resterà sempre una figura molto presente. Credetemi, ma Massimo, tu lo sai bene da giornalista, le notizie vengono anche molto montate, bisogna poi fare un qualche passo indietro e tornare alla fonte e dire: ok, siamo proprio sicuri che sia così? Vengono costruite. Perché ha interesse a dire una cosa di questo genere? Le notizie vengono costruite. Grillo, scusami, sì. Prego. Beppe Grillo ha in questo momento l'interesse di tornare a fare anche i suoi spettacoli e di staccarsi un pochettino dalla politica, ecco perché è rimasto garante e non anche capo politico del movimento. Lui l'aveva detto: io vi metto in strada, una volta che ho visto che cominciate a essere assestati mi ritiro, o meglio, fungo sempre da garante, però non voglio più essere così presente come prima. Questo non vuol dire che non lo sia più tout court, cioè vi tengo un occhio addosso, però, come dire, vi do fiducia, cominciate a farmi vedere che siete in grado di camminare da soli, come i prodromi mi pare mi abbiano dimostrato.
Questa è la sua filosofia. Cosa farà Marco Grilli? Beh, Marco Grilli per il momento rimane ad osservare, perché, torno a ripetere, non sono sceso in prima persona in campo in questo periodo, continuo ad essere un osservatore, a raccogliere commenti, sensazioni, leggo le notizie, cerco di verificare, tengo i contatti con molte persone, ci sono anche esponenti di partiti tradizionali con i quali ho degli ottimi rapporti, questo non vuol dire che propenda per l'uno o per l'altro, anzi, in Friuli Venezia Giulia avremo anche le regionali quest'anno, quindi sto aspettando appunto che comunichino la data delle elezioni regionali qui. La presidente uscente non si ricandiderà alla presidenza della regione, il che rappresenta un unicum, perché normalmente un presidente cerca di fare anche il secondo mandato per portare a termine quello che non ha fatto il primo, e che questa non solo non ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare nel primo, men che meno ci potrebbe uscire il secondo, perché ne uscirebbe con le ossa rotte, perché se si fosse presentata come presidente a rinnovo probabilmente ne sarebbe uscita con le ossa rotte. Questo lo sa bene il PD, che ha pensato bene di candidarla alla Camera, così viene addirittura in un certo senso promossa, anche perché ricordiamo che la Serracchiani, prima di essere presidente della giunta regionale Friuli Venezia Giulia, è stata anche europarlamentare, oltre a essere il braccio destro di Renzi, o uno dei due bracci destri, perché non so effettivamente se nel PD esistano bracci sinistri. Sì, questo è un altro grosso nocciolo da sgranocchiare, da aprire e vedere cosa c'è dentro. Alle 19.53, Marco Grilli, siamo completamente fuori tempo, però se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti io passo in chiusura. Avrete mie notizie, aggiungo solo questo, o le farete avere, una delle due. O tutte e due, scegliete voi. Allora, attendiamo e con ansia, beh no, con ansia no, comunque attendiamo un attimo queste poi ti vediamo sempre comunque come esperto in queste tematiche, ti richiameremo ancora. Io ricordo dunque... Oh, scusami Massimo, ultimissima cosa, è vero, adesso ci saranno le regionali in Friuli e l'anno prossimo ci saranno le europee, attenzione. Attenzione anche a tutto quello che sta succedendo in Germania con la grosse coalition che pare andata in porto e tante altre cosucce che stanno per succedere. Scusami. Ecco, parleremo anche di questo, parleremo anche di questi governi all'interno dei quali c'è questa tendenza, stanno andando sulle destre, ecco, capire un attimino, ci sono un po' degli echi di tanti anni fa, dei vecchi fantasmi del passato, ecco, io adesso l'ho solo accennato, sarà motivo magari di una nuova trasmissione proprio su questo, e penso che tu sia la persona che appunto più pertinente per darci alcuni spunti di riflessione, ecco, oltre che le spiegazioni del caso. Grazie a Marco Grilli, ti auguro un buon lavoro. Grazie a voi. Rimani in linea che ci sentiamo appena io chiudo il programma. 19.54, questa è Radio Science TV, dunque Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione di approfondimento giornalistico a frequenza settimanale. Vi ricordo ancora la notizia con cui abbiamo aperto questo nostro programma, le minacce di morte, e non è poco, che sono arrivate all'Associazione degli Animalisti Italiani praticamente dopo neanche 24 ore da una passeggiata ecologica. Ecco, abbiamo aperto proprio ieri sera un'edizione speciale con Radio Science TV e abbiamo portato in diretta il vicepresidente dell'associazione, Riccardo Manca. Questo programma, questa edizione speciale, scusate, verrà programmata più tardi all'interno della testata che ricordo pianetaoggitv.net, testata giornalistica All News. Se volete entrare fin da adesso c'è il comunicato stampa, la notizia, il breaking news di quello che è successo.
Cos'altro dire? Entrate dentro, guardate, leggete, perché è un fatto molto grave quello che si è verificato. Mi scuso anche per un problema tecnico, perché purtroppo è da settimane, da mesi, che compare sulla nostra testata, che praticamente mette errore. Ci sono state persone che mi hanno chiesto: ma perché c'è qualche problema? Ecco, non fateci caso, è una situazione tecnica che è indipendente dal sottoscritto. Non c'è nessun problema, come se non ci fosse scritto niente. Voi entrate tranquillamente, leggete, consultate la nostra testata. 19.56, questa è Radio Saius TV, la vostra linea diretta con informazione. Un saluto cordiale da Massimo Bonella. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.